Quando un'azienda decide di fare la propria nuova sede, investe un sacco di soldi, il proprio tempo e anche le proprie idee. E quindi l'architettura deve essere molto efficiente, molto semplice, molto chiara, deve avere una giusta relazione tra tempo di esecuzione, investimenti, ma soprattutto senza perdere l'aspetto ideativo, poetico e del design, che sono primari per l'affermazione anche dell'immagine dell'azienda stessa. A nostro parere il design oggi, soprattutto nel campo dell'architettura industriale e della produzione, ha sempre di più valore contemporaneo, perché il paesaggio delle zone industriali e artigianali in Italia è un paesaggio dismesso, dove però milioni di persone ci lavorano tutti i giorni, ci passano il loro tempo, più tempo lì che non a casa, e quindi il design ha quella capacità di elevare anche questi luoghi dismessi in luoghi invece di qualità. Quindi noi crediamo fortemente che sia una scommessa importantissima per il futuro e anche per l'architettura, e noi devo dire che su questo, anche in accordo con committenti particolarmente aperti e illuminati, riusciamo a trovare una fortissima sinergia di lavoro. Sì, su questo l'Italia non è che sia priva di una tradizione. Olivetti per tutti ha segnato dei momenti importanti dell'integrazione fra architettura industriale e architettura. In questo caso della Pratic bisogna dire che l'attenzione, la cura, la passione, il tempo messo dagli imprenditori stessi insieme agli architetti garantiscono una qualità superiore del risultato. Lo spazio esterno fa parte della responsabilità di chi progetta gli edifici, di chi vive gli edifici nella sua manutenzione, ma non ha solamente una scala di percezione, non è solamente qualche cosa legato a un singolo punto di fruizione dello spazio, è legato a chi ci centinaia di automobili che ci passano davanti magari in velocità tutti i giorni, molte persone che usano gli altri spazi della zona e che comunque sono in qualche maniera obbligati a fruire la visione esterna dell'edificio. Poi ci sono naturalmente le persone che lo abitano in maniera differente, ufficio, produzione, clienti per le showroom. Ognuna di queste differenti utenze ha una necessità di relazione fra edificio e spazio esterno differenti. Il progetto è completo quando riesce a non rinunciare a nessuna di queste scale di fruizione, riesce a zoomare molto attentamente fra quello che si vede a scala generale delle montagne e della pianura e a quello che si viene percepito invece nel momento dell'ingresso più da vicino.